Buonasera a tutti, benvenuti o bentornati sul canale Il Giudizio di Liz. Questo è il book haul del mese di febbraio, che a differenza di quello di gennaio è un po' più corposo, quindi parto subito così non vi faccio perdere tempo inconvenevoli. E comincio dai graphic novel, vi avevo già accennato che vorrei scoprire di più questa categoria letteraria e infatti adesso qui ve ne presento tre. Il primo è La distanza di Baron Cianicola Pesce, che non solo ho acquistato, ma ho anche letto di recente e è un gradevole graphic novel molto disegnato con dei colori squillanti, parla di un viaggio in Sicilia e di come sia difficile avere una storia d'amore a distanza. A me è piaciuto molto, quindi sono contenta di aver cominciato ad esplorare, non lo vorrei chiamare un genere perché i graphic novel spaziano in tutti i generi, però di aver cominciato a leggerli. Un altro graphic novel che ho recuperato di recente è Le strade di sabbia di Paco Roca. Secondo me vi avevo anche detto che sarei andata a comprarmi un altro graphic novel di Paco Roca dopo aver letto Rughe nel mese di gennaio. Voglio scoprire di più questo autore e l'avevo visto in giro e quindi ho deciso di portarmelo a casa. Tra l'altro 9,90 € a prezzo pieno, visto che è un graphic novel, secondo me è un prezzo molto accessibile, anche se effettivamente è sottile, però secondo me non si può giudicare un graphic novel dalla quantità di pagine. E poi finalmente mi sono decisa a prendere Il Porto Proibito, che è un graphic novel che ha vinto un premio letterario l'anno scorso, di cui ho sentito parlare molto bene. È in bianco e nero, non so cosa riuscirete a vedere qui dalla telecamera, però ho sentito grandi cose su questo graphic novel, sono molto curiosa di scoprirlo. Poi ho partecipato ad una serata con uno scambio di libri e devo dire che è stata per me molto proficua, al di là della serata che è stata bellissima e che spero si ripeterà. Io mi sono portata a casa in quell'occasione in cui era una serata dedicata ai libri che trattavano di musica. Io ho portato a casa Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, che stava nella mia wishlist dai secoli, e quindi sono veramente contenta di averlo finalmente fatto mio e spero anche di leggerlo molto a breve perché è un romanzo che mi incuriosisce tantissimo da quando ha vinto il Pulitzer, per cui spero che sia veramente arrivato per me il momento di leggerlo. In quella stessa serata, che è cominciata in una piccola libreria, mi è cascato l'occhio mentre aspettavamo che appunto cominciasse su questo volumetto di cui ha parlato Ilenia di Con amore squallore. Questa è l'autobiografia burlesca di Mark Twain. Io amo moltissimo Mark Twain, di cui ho letto Le avventure di Huckleberry Finn, e poi avevo letto un altro piccolo romanzo di cui adesso non ricordo il nome, ma che faceva il verso a Sherlock Holmes. Prendeva in giro quel genere di investigazione basata sulla deduzione su elementi che sfuggono al grande pubblico. Per cui spero di ritrovare qui lo stesso senso dell'umorismo che caratterizza questo autore, di cui io ho letto qua e là nel corso di tutta la mia vita numerosi aforismi e li ho sempre molto apprezzati. Per cui sono contenta di averlo recuperato, è un volume piccolino però con una carta meravigliosa, un'edizione molto curata, con anche dei disegni e in più insieme veniva anche il suo segnalibro, che lo so che è una cosa da feticisti, ma io lo trovo delizioso leggere il libro con il suo segnalibro. Per cui Mark Twain è venuto a casa con me nella stessa sera. Sempre parlando di piccole librerie, nella mia libreria di quartiere, quando ero andata a fare un giro, dunque avevano esposto fuori dei volumi, tra cui c'erano i primi due della trilogia della pianura di Aruf, e c'era un commento sopra di uno dei librai, e di fianco c'era un commento anche su Ancora di Gundai.
Spero di pronunciarlo giusto perché è turco e quindi per me è una lingua difficile. Dunque, lui parlava benissimo di questa trilogia della pianura, di cui io ho letto Benedizione di recente, e quindi mi sono fermata a chiacchierare con il libraio che aveva anche appunto lasciato un suo commento su questi foglietti su Ancora, parlandone sempre benissimo, dicendo che effettivamente era un libro duro ma molto bello, quindi mi ha convinta e è venuto a casa con me. Tra l'altro, in quell'occasione, siccome lì nella libreria dove vicino a casa loro fanno una tessera, quando si raggiunge, si riempie tutta la tessera, si hanno 10 euro di sconto. Quella era la giornata in cui avevo 10 euro di sconto e quindi l'ho pagato un po' meno dei suoi 18 euro. Tra l'altro, pesa come un pianoforte, io dovrei decidermi di tanto in tanto a ricomprare gli ebook invece di libri cartacei, però quando entro nelle piccole librerie questa cosa proprio non la posso fare. Poi veniamo a quelle che io considero le due piratate del mese, a parte il tempo a un bastardo che non ho pagato perché era nello scambio, per cui top. Questa è soprattutto quella che io considero la grande piratata, cioè i pescatori di Chigozie, Cigozie, Obioma. Dunque, questo libro era in finale al Man Booker Prize nel 2015 e ne parlavano benissimo le booktubers inglesi che hanno partecipato alla maratona del Man Booker Prize e hanno letto tutti i libri che erano nella longlist. Questo era arrivato anche nella shortlist, nella cinquina, però ovviamente non ha vinto perché, come noi sappiamo, ha vinto Breve storia di sette omicidi. Però questo devo dire che tra tutti quelli in cinquina era quello che mi incuriosiva di più. È appena uscito per Bompiani e quando io l'ho visto in una libreria ho detto: oddio, oddio, adesso me lo compro. E poi ho tirato un grande sospiro, sono uscita dalla libreria, era un venerdì sera e ho detto: domani vado al libraccio di Vittorio Veneto a vedere se c'è. E non ci speravo per niente, perché secondo me già lì al libraccio anche i libri nuovi arrivano un filino più tardi, almeno questa è stata la mia impressione quando vado a curiosare. In più, quando mai speravo di trovarlo ai nuovi al 40%. E invece a volte capita, grande fortuna, l'ho trovato tra i libri nuovi al 40%, sono entrata, l'ho visto, l'ho acchiappato e sarei scappata anche immediatamente. Tra l'altro era proprio il giorno che lì c'era anche, sempre nuovi al 40%, Breve storia di sette omicidi, che io ho comprato in ebook quando era in offerta a 5,99 euro, mi sembra, quando avevo appena vinto il prize. E sarebbe anche il caso che mi decidessi a leggerlo, magari insieme a questo. Tra l'altro, se c'è qualcuno di voi che vuole leggere Breve storia di sette omicidi, mi farebbe piacere leggerlo con qualcuno, per cui magari mettetemelo sotto nei commenti che organizziamo un mini gruppo di lettura. A me farebbe piacere, se è possibile. Però invece di andare diretta alla cassa con questo, uscire e ringraziare di averlo trovato, ho fatto un giretto sempre lì al libraccio di Vittorio Veneto e ho trovato l'Armata dei Sonnambuli che avevo in wishlist da quando ne ho sentito parlare da Ilenia ed era usato, quindi l'ho preso al 50%. Ora, sempre per la storia di perché non mi decido questi libri a comprarli in ebook, anche questo pesa come un pianoforte. Io sono una che ama leggere sui mezzi pubblici, non capisco perché mi ostino a comprarmi i libri di carta. Tra l'altro, questo usato per modo di dire, perché sembra veramente uscito dalla stampante o dalle rotative o da quello che è adesso. Secondo me, chi lo ha portato al libraccio non l'ho mai toccato. Tuttavia, vorrei condividere con voi questo timbro. Ovviamente mi farebbe piacere se voi avete letto qualcuno di questi romanzi, se volete leggere con me qualcuno di questi, scrivetelo nei commenti perché la vostra opinione è sempre preziosa. E poi vi chiedo un'altra cosa. Io questi graphic novel che vi ho mostrato li ho comprati tutti alla Feltrinelli della stazione centrale di Milano, che per le mie scarse conoscenze nel settore mi sembra abbastanza rifornita. Non è
una fumetteria, ovviamente, però finora ho sempre trovato quello che cercavo. Però vi chiedo se avete una fumetteria, una libreria con un bellissimo spazio fumetti da consigliare, anche questo mi farebbe, a Milano ovviamente, perché io vivo a Milano, mi farebbe molto piacere se ve lo scriveste, se me lo scriveste nei commenti, perché al di là di quello spazio vorrei vedere se a Milano esistono altre possibilità di spaziare, magari farmi anche consigliare dai proprietari sui titoli da leggere. Bene, nonostante la pigna non indifferente, ho cercato di fare il più in fretta possibile per non tenervi davanti al video a sbadigliare. Con questo è tutto, io vi auguro buone letture, spero di avere il tempo, soprattutto invece di comprarli soltanto, di leggerli questi libri e noi ci rivediamo al prossimo video.